Buongiorno a tutti e bentrovati nella mia cucina. Oggi sempre autunno e quindi ho detto che facevo due o tre ricette con la zucca e le sto facendo. Allora, oggi faccio una vellutata di zucca con maggiorana e crostini. Sembra così detto molto semplice, però in realtà è molto buona perché praticamente andrò a creare un connubio tra il porro, perché la zucca, ripeto, ama tantissimo il porro e la maggiorana. Dopodiché faremo tutto il procedimento. Intanto mi vado a elencare gli ingredienti. Io in questo caso ho 300 g di zucca tagliata a pezzettini, a cubetti piccoli. Devo farla per 2-3 persone, quindi mi interessa così. Poi 150 g di patate pelate, ovviamente tagliate a quadrettini, circa dello stesso nella stessa misura della zucca. Io l'ho messa in acqua per evitare che mi ossidi, diventi nera. Poi dell'olio evo, in realtà questa ricetta ama il burro, quindi io ho messo l'olio, mi sta benissimo così, ma se volete la volete più gustosa, metteteci circa 40 g di burro in rosolatura, 20-30 g di porro, anche qui in base ai vostri gusti, io già l'ho tritato, un goccio circa, considerate anche mezzo decilitro di vino bianco, questo anche per sgrassare un pochino il dolce della zucca. Poi ho del pepe bianco in questo caso e della maggiorana, o anche quella fresca che adopererò dopo solo per la guarnizione. Qui ho circa mezzo litro di brodo vegetale, perché chiaramente anziché aggiungere l'acqua io ho fatto un brodo con carota, sedano e cipolle, dopodiché l'ho levate e devo solo finirlo in cottura. Bene, andiamo subito al procedimento. Molto bene, cominciamo la nostra cottura. Allora, io vado innanzitutto a mettere un fondo di olio. Ora andiamo ad aggiungere il nostro porro. Ok, quando ha rosolato non troppo, deve essere leggermente biondina. Andiamo a mettere prima la zucca, poi le patate, una bella girata, ora vado a insaporire con un pochino di sale, non esageriamo, facciamo sempre in tempo a metterlo, del pepe bianco, la maggiorana, anche questa magari aggiungiamone un po' per volta, non deve prevalere, ci sta bene, però non bisogna esagerare. Ora facciamo andare un pochino, facciamo andare per circa un paio di minuti, ha rosolato abbastanza, non deve bruciare, ci andiamo ad aggiungere il nostro vino bianco. Ora lo facciamo ovviamente come tutte le volte che mettiamo degli alcolici dentro un alimento in cottura, dobbiamo aspettare un paio di minuti che evapori. Perfetto, sono passati 2 minuti circa, tanto il vino non era tanto, andiamo ad aggiungere fino a coprire e ora facciamo cuocere una mezz'oretta intanto, dopodiché vediamo. Molto bene, eccoci qua, che profumo. Adesso andiamo a dargli una bella passata. Volendo noi ci possiamo aggiungere una noce di burro a crudo, come facciamo con il risotto, e la mantechiamo, diventa meravigliosa. Però chi vuole del burro, a me piace, però purtroppo a casa non tutti piace. Allora, adesso che facciamo? Prendiamo il nostro piatto, maggiorana, un po' di pepe, un po' di maggiorana fresca, che possiamo anche sfogliarla perché male non ci sta, anzi, ripeto, si sposa perfettamente. Ora un filo di olio evo e dulcis in fondo un po' di crostini, che potete fare col pane integrale, col pane normale, cioè non ci sono particolari controindicazioni. Ecco qui la mia zuppa, la mia crema di zucca con porro e maggiorana. Molto bene, se questo video vi è piaciuto mettete un like,
iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, invitate anche i vostri amici a farlo, mettete un mi piace che per me è molto utile e dopodiché ci vediamo alla prossima per le nuove idee. Va bene? Ecco qui la nostra crema di zucca. Ciao!